Oggi, grazie al suo coraggio, alla sua tenacia, il pregiudizio sulle donne violiniste è stato completamente superato. Ma ricordo che la stampa di allora la dipingeva come un San Giorgio in lotta contro il drago del pregiudizio. E anche mi ricordo che negli Stati Uniti era stata coniata una parola, neurodomania, per indicare le giovani che sul suo esempio avevano cominciato a studiare il violino. Certamente dalla metà degli anni Ottanta studiare il violino divenne poi un motivo anche di fascino, ma alcuni pregiudizi nei confronti delle donne violiniste perdurano ancora oggi. Vilma Norman Neruda ha davvero suonato in tutto il mondo. Russia, Francia, Italia, Germania. È diventata violinista del quartetto del St. James di Londra in alternanza con Joachim. E poi Australia, America, Sudafrica. Fu amata e stimata da tutti i musicisti con cui ha condiviso il palco. Clara Schumann, Joachim, De Sarasate, Von Bülow, che la definì la fata del violino, e poi Kreisler, De Beriot, Brahms. Fu insegnante ma soprattutto grande amica della principessa Alexandra, che nel 1901 la nominò prima donna ad avere questo titolo, Violinist to the Queen. Eppure, se non fosse stato per Sherlock Holmes, oggi sarebbe stata del tutto dimenticata. Nel 1895 morì il mio secondo marito, il pianista Charles Allais, e mi ritrovai di nuovo sola e in un attimo non ebbi più neanche una casa, perché i figli di mio marito avevano deciso di venderla. Furono alcuni miei amici a venirmi incontro, in particolare la famiglia dell'attrice Ellen Terry. Costituirono un comitato per raccogliere i fondi per i 50 anni della mia prima apparizione in pubblico e nel maggio del 1896 il principe del Galles divenne presidente di un comitato che mi fece dono di un palazzo storico ad Asolo.
la città dei 100 orizzonti, che anni prima il nostro caro amico Robert Browning aveva eletto a sua residenza. Voleva cambiare luogo dove abitare. Faticavo a trovare una nuova dimensione. E inoltre mio figlio Ludwig, a causa di un fallimento e di una serie di vicende legali, si era ritrovato senza casa e senza patrimonio. E che ne dicessero i giornali, io avevo proprio bisogno di continuare a lavorare. E come mai la scelta cade proprio su Asia? Dottor Watson, questa è una lunghissima storia che è iniziata nel 1893, quando a causa di questi investimenti sbagliati e anche per uno stile di vita certamente non adeguato, il mio caro Ludwig, che avevo cresciuto nell'amore della musica, dell'arte, per l'alpinismo, per i libri, fu condannato per questo fallimento. E allora fu Pen Browning, il suo caro amico di una vita, a venirgli incontro, e Pen aveva acquistato ad Asolo una serie di immobili che dava frequentemente in affitto ai suoi amici e ai suoi conoscenti, ed ai suoi conoscenti, e ne diede uno anche a Ludwig. Però le cose, come spesso accade, non andarono bene e quindi a un certo punto Pen rivoleva la casa. E, insomma, i due si ritrovarono ai due poli di una vera e propria faida cittadina, con tanto di dispetti e tante ruote di bicicletta bucate.